invece passerei senza perdere altro tempo, anche perché sono già qua. Che sono i miei maestri, che sono Ilaria Bonaccorsi, a cui cedo il posto di Marco Giri, che è la mia amica. Io voglio solo ringraziare entrambi per tante ragioni, Ilaria, perché sono tanti anni che condividiamo sofferenze a sinistra, diciamo così, e Marco perché adesso lo vedrete, le presentazioni non funzionano sempre, però per il resto lo dico io, così almeno mi chiamo, ma per il resto è veramente, io non lo prediggio quando dico maestro, perché l'esperienza di scrivere con lui è stata un'esperienza per me molto molto grande, e non volevo fare il politico che fa i romanzi, avete presente, anche se l'ho messo, però c'è lo stesso. No, però Franceschini, però invece vedi che per fare romanzi continua a essere là, forse al mondo della carriera il romanzo come genere letterario è eterno, rimarrà per sempre tipo, non so, le vostre montagne, io sono i secondi, no? Io vedo le altre montagne, Monte Rosa, non so, un po' scioglieno, ma Franceschini non si scioglie. Dicevo che mi sono affidato a qualcuno che lo sa fare, e se avete la voglia, la cortesia, la simpatia di leggerlo, scoprirete che ci sono dei passaggi notevoli che sono tutte opera, poi ne leggerò un in particolare. Sì, sì, sì. Siamo nel 2042, la protagonista è una giovane donna di 30 anni, si trova su una nave da crociera, la Francesca Leali, diretta verso la Finlandia, verso la Groenlandia, dove si immagina ancora un pezzo che in realtà non si sa in realtà se ci sia, ed è su una nave da crociera in avaria da 2 settimane. Aveva portato con sé in questa fuga verso la fine un quadernino di una bambina trovata a Colonia, e decide di scrivere un diario. Questo più o meno sono le coordinate di un racconto lungo, molto forte, molto pulito, scritto benissimo, io lo dico subito, che secondo me vuole in qualche modo, ma questa è una domanda che faccio a voi, in qualche modo colmare quello di cui parlavamo prima, cioè la comprensione di un argomento per quanto grave non sempre si trasforma in un sentire, non sempre diventa emozione. Allora, la prima domanda che sicuramente faccio a un politico, di grande storia, e uno scrittore, sceneggiatore, è se in realtà l'idea di trasformare una grande questione, che è quella della considerazione ambientale in qualche modo, cioè di voler continuare a cancellare un problema mondiale e importantissimo, di trasformare questa questione che non riesce a puntare, cioè la comprendiamo razionalmente ma non si trasforma in sentire e quindi poi non si trasforma in prassi, di pensare ad un racconto con una donna come protagonista, con una fine che non posso dire, a meno che non confessiate che l'ho già letto tutti, posso farlo, e quindi sia stato un escamotage in qualche modo per superare quello che poi dice benissimo comprendere il mondo delle sentire, non sempre. Sì, in realtà ci sono due o tre elementi. Il primo è che questa storia è una storia di ciascuno di noi, cioè la cosa che abbiamo provato a fare è immaginare noi stessi in quella situazione, immaginare quindi uno sguardo soggettivo, potremmo dire, perché a me sembra che stiamo parlando degli astronauti, degli allievi, dell'astronauta. Questa cosa sta già succedendo da parecchio tempo. Se è vero, sentite il grido di dolore delle mani, potete essere insensibili. Però questa cosa sta succedendo da quando ero io così, perché le prime risultanze scientifiche sui cambiamenti climatici, in questo senso, quello che sentite raccontare finalmente da tutti, sono del 1975. Nel 1979 il presidente Carter mise i pannelli solari sulla Casa Bianca e per la prima volta
iniziò un lavoro di ricerca per uscire, come dire, da quelle differenze, da quelle responsabilità di cui nel libro parliamo diffusamente. Dopo qualche mese il presidente Reagan, che vinse l'elezione, tolse la non hanno battuta. E nello stesso tempo tutte le multinazionali che all'inizio finanziavano le indagini per capire cosa stava succedendo, e quindi erano dalla parte dei buoni, per rimanere al tema di prima, decidono invece di cambiare, di finanziare il negazionismo, perché il negazionismo è super mega giga finanziato, mentre noi siamo qui con le nostre risorse, con il nostro lavoro, con la nostra passione. Dovete sapere che sono decine di miliardi di dollari spesi negli ultimi anni per ridimensionare il racconto che fanno quelli bravi, quelli buoni. È scientifico, è statistico questa cosa. E questa inversione si perde. Se ci pensate, prima di Greta Thunberg, nel 1992, poi parlo del romanzo, una ragazza fece lo stesso numero di Greta Thunberg, che secondo me nel suo primo intervento Greta Thunberg cita, nessuno se ne è mai accorto tranne Civati, che è un uomo bravo, che l'ha scritto, però c'era una ragazza neozelandese che a Rio disse la stessa e attaccò nello stesso modo, ed era il 1992. Greta non era ancora nata, parecchio ci mancava. Allora, questa cosa va raccontata secondo noi con una ragazza, facciamo milanese, molto ricca, che ha un papà molto potente, che dice: ma a me che cazzo me ne frega. Questo è il punto, no? Come dire, un'esasperazione della nostra condizione, di quello che possiamo fare noi. Però davvero abbiamo deciso di raccontarla così. Lei è cattiva, questo Contibere è diventata ancora più cattiva. Io invece cerco sempre di essere buono, ma lui dice: no, bisogna essere cattivi. E ha ragione, perché raccontarla invece sempre in modo pedagogico, spiegando come e qualmente noi si debbano fare certe cose che poi puntualmente non si fanno, secondo noi non è più sufficiente. In realtà il nostro libro precede Safran Foer, ma Safran Foer lo spiega molto meglio di quanto siamo riusciti a fare noi, soprattutto nella prima parte di questo libro, molto buono. Come sempre io consiglio i libri degli altri, poi la casa editrice fallirà, questo rimarrà l'unico, potrete raccontarlo in metà, no? Sono stato l'unico per questo. Lo dice anche il socio Francesco Volta. Domani ti riprendi con Alessandro Ocasio Cortez, però ci porti fino alla vittoria. Detto questo, ci sono tante cose che sono successe. La cosa più forte che ci è capitata, poi lascerei su questo anche a Marco, è che alcune cose che noi avevamo iniziato a raccontare negli ottobre-novembre dell'anno scorso poi sono diventate realtà, ma non perché noi siamo dei profeti strani o degli uomini, perché soprattutto Greta, devo dire la verità, che ha una potenza da questo punto di vista e anche una precisione mostruose, ma in generale l'opinione pubblica ha incominciato a dire delle cose altrettanto gravi. E penso per esempio ad un passaggio di DiCaprio, in realtà non è suo, è lui, è solo il produttore e la voce narrante dell'ultimo documentario che si chiama Ice on Fire, il ghiaccio che prende fuoco e va a fuoco. C'è un signore che è un opinionista americano che dice che quelli che negano i cambiamenti climatici dovrebbero essere portati alla Corte Internazionale dell'Aia, perché allora è un crimine contro l'umanità. E uno dice: questa va una sparata, ci va che questo sul pazzi. No, perché in verità noi stiamo veramente mettendo a rischio il pianeta, anzi il pianeta continuerà a vivere, mettiamo a rischio la nostra specie. La nostra stessa chiacchierata di questa sera fra qualche anno sarà complicata da fare, non so se mi spiego, di questo si tratta. E non è che stiamo esagerando, perché poi le previsioni finiscono, sono peggiorate mentre noi scriviamo lì. Cioè, ci si è resi conto che quel processo è molto più veloce, accelerato rispetto a quanto immaginavamo. Marco, voglio sapere com'è andata, ti ha chiamato e ti ho detto: senti, su st'idea. Allora sì, intanto se posso un attimo su quello che diceva Pippo, dal 1975 gli scienziati ci dicono la verità. Allora, in Italia evidentemente non vogliamo credere, e quindi abbiamo pensato che forse con una bugia si potesse arrivare al punto. Un racconto, un romanzo è una bugia. È una bugia che però ha come premessa un altro piano, cioè il piano è: vediamo se riusciamo a coinvolgerli emotivamente raccontando una storia che sia proprio una storia, con un personaggio che sia proprio un personaggio, senza cercare di convincere chi legge niente, no?
ma tentando di lasciare il lettore con delle domande che sono quelle che noi abbiamo provato a mettere nel nostro libro. Il mio rapporto con Civati funziona così: lui va e viene in giro dappertutto e ogni tanto passa per Roma, dove invece io resto, come da tradizione millenaria e dalla quale mi sposto poco volentieri. Quando Civati viene a Roma, tra l'altro è stato Ilaria a farci conoscere, io la ringrazio oggi qui perché insomma, è stato un momento importante. Quando lui viene a Roma ci vediamo e di solito succede una cosa, cioè una volta lui è passato per Roma e mi ha detto facciamo una casa editrice. Io ho detto vabbè, e dopo un anno eccoci qui, c'è Pivo, ci sono i libri, ci siete tutti voi, ed è una cosa abbastanza impressionante. Un'altra volta è venuto a Roma e mi ha detto ma facciamo un romanzo dei cambiamenti climatici? Io ho detto vabbè, più o meno rispondo sempre così, penso che non mi sembra mai vero, no? Che possa succedere quello che succede. E però Civati non è romano e poco dopo mi è arrivata una mail. Sono difetti che poi diventano pregi, aiutano anche a noi, sono da fuori, tanto non viene da lì. E mi è arrivata una mail con 25 pagine di romanzo, dove c'era già tutto il contenuto, diciamo, teorico della nostra storia. Fosse stato per me, avrei continuato a parlarne con lui quando passava per Roma per mesi, anni, insomma, perché le cose poi erano anche pensate bene, non è che si può lavorare così di fretta. E però il problema del romanzo è che non c'è più tempo, e quindi Civati mi ha mandato la mail, non c'era più tempo, si può continuare a parlarne quanto si vuole, ma quando comincia a esserci qualcosa sulla carta che è buona, per esperienza so che quello è il momento in cui bisogna cominciare a lavorare, lo faccio sempre malvolentieri, ma poi a un certo punto va fatto. A quel punto bisognava tirar fuori dallo splendido impianto teorico che Civati aveva messo in piedi, con alcuni spunti narrativi anche, diciamo, non male, ecco. Bisognava costruire una storia, e c'era una premessa che per me era fondamentale. Per raccontare una cosa del genere, che non è la vita di Civati, non è l'espressione di me stesso, e secondo me per raccontare qualunque tipo di storia il miglior piacere che un autore può fare alla sua storia è togliersi di mezzo il più possibile, e questo è quello che aiuta anche a lavorare insieme. Cioè, se nessuno di noi ha come principio quello di esprimere se stesso, che è una stronzata senza confini, ma l'idea è quello che si vuol dire, come lo si vuole dire, cosa si vuol far arrivare alla gente, e per quello che mi riguarda fare in modo che la gente si diverta, si appassioni, segua il racconto perché è un racconto, non perché lo scrive Civati, che è un politico di altissimo livello, io lasciamo. E quindi abbiamo cominciato a lavorare su questo, e lui è stato, come dire, inaspettatamente e meravigliosamente ricettivo su questo punto. Cioè è diventato uno scrittore, non credo avesse mai scritto di fiction prima. E quindi abbiamo pensato, uno, non essere pedagogici, come dicevo prima. Per non essere pedagogici bisogna che il personaggio sia il contrario di chi lo scrive. Ed è molto più divertente costruire personaggi che non ti sono. E quindi lei non ha nessuna idea di cosa siano i cambiamenti climatici, anzi peggio di essere anche svalutati, anzi fa parte di quella parte del mondo che si è arricchita svalutando. E questo è stato il primo punto. E Sara è diventato, non dovrei dirlo io, ma un bel personaggio da costruire con la quale stare insieme, anche perché l'abbiamo fatta così antipatica e stronza per metterla in crisi di brutto. Ed è stato a quel punto, l'altro punto è stato dare una storia. Non c'è nessuna storia migliore di un viaggio, e non c'è nessuna storia migliore di un personaggio da solo che fa un viaggio che non ti aspetta. E su questo ci siamo trovati, ci siamo rincorsi, il viaggio è andato avanti, è tornato indietro, è cambiato, e alla fine siamo arrivati ad un punto che secondo noi è abbastanza soddisfacente. Dico l'ultimissima cosa sul processo. L'altra cosa molto stimolante è che noi parliamo di un personaggio che ha poco tempo, ha anche poca voglia di scrivere e sta scrivendo un diario. Quello che mi auguro, e questo lo può dire soltanto chi il libro lo legge, è che sia venuta fuori una scrittura che non spreca niente, soltanto il necessario, perché il personaggio ha sprecato troppo in vita sua, perché tutti noi abbiamo sprecato troppo negli ultimi anni, e quindi anche come è scritto il libro credo che dia senso a quello che c'è scritto dentro, spero insomma.
simpatica, e pur avendo anche io, diciamo, letto prima Fine e poi Foer, devo dire che la traduzione da emergenze concettuali a cui Foer dice l'essere umano risponde meno, cioè non è una questione emotiva, non diventa una questione emotiva, voi avete tradotto perfettamente quella cecità di cui lui parla in una donna che si rende conto di una cecità che lei dice non è, cioè questo brano, non so se è un titolo da lui, ma è come se avete reso un concetto emergenziale legato ad una realtà che non racconta una verità di come dovrebbe essere il pianeta e la vita umana sul pianeta in letteratura, quindi è una grande operazione, secondo me. Per esempio, lei dice, solo dopo questo viaggio, questo delirio, solo dopo aver rischiato di morire, dopo aver visto cose che non avrei mai immaginato fossero possibili, soltanto dopo aver perso tutto quello che avevo, mi sono resa conto che eravamo ciechi, era una cecità non congenita, no, ma di quelle che uno non vede, per ragioni legate a una forma di dissociazione cognitiva, alcuni bendari proprio, altri intravedevano qualcosa, ma non mettevano a fuoco la questione, i contorni erano sfumati, la si scambiava per un miraggio, per una visione non reale né realistica, come un incubo di quelli che quando ci si sveglia sono già passati. Quindi voi avete in qualche modo personificato, un po' come fa Greta, Greta è forte perché la questione diventa empatica, cioè vedi una giovanissima ragazza visivamente in difficoltà, perché questo va detto, che si è aggrappata a questa diciamo, questione che poi dice benissimo, cioè non ci frega neanche salvare il pianeta, vogliamo salvare la vita umana sul pianeta. Ecco, questo secondo me è una grande difficoltà che ha sempre avuto l'ecologismo in Italia, cioè sembrano tutti astrattoni che parlano delle piante tanto verdi e non riesci a capire qual è il legame incollante che con tutti noi in questo rende difficile poi diciamo, la prassi, la nuova cultura o come dice lui la capacità di immaginare un po' oltre la fine. A che cosa apre questo racconto lungo molto bello? Ha molte tematiche. Una è, può una rivoluzione usare la violenza? Perché in questo libro gli ecologisti, che si chiamano Panic, cominciano a uccidere. Ecco, questo è un grande tema, è successo nella nostra storia. E quando avete scelto di rappresentare in questo modo, in modo rivoluzionario, con una descrizione di rivoluzione che chiedo a voi, cioè una rivoluzione può avere come fine la sopravvivenza o un ritorno al passato, come è il paese museo, non so neanche pronunciare il nome di quel paese dove la donna finisce ed è una sorta di paese in cui si torna a zappare la terra e quindi vivere tutti insieme felici e contenti. Ecco, due domande al politico e poi allo scrittore, perché decidere di rappresentare così un modo rivoluzionario? Ma in realtà per una ragione, allora premessa, poi su questo vorrei sentire Marco molto probabilmente non spiegare soprattutto la parte come dire, dell'attesa in questo borgo dimenticato da noi pronunceremo infatti lasciamo tutto lì. Ma la premessa è questa: io penso che non sia una questione climatica, io penso che sia una questione economica quello che stiamo parlando, una questione sociale, una questione politica. Poi non è, cioè questo non è ambientalismo, non è chiaro che sono ambientalista, o chi non lo dirà, Conte è diventato prima la Rossellini, adesso è ambientalistissimo, cioè giura che ha votato sempre i verdi, perché hanno il posto dove va, poi se fosse qua avrebbe votato tipo. Quindi siamo tutti ecologisti, è ovvio, chi dice no inquino volentieri, butto la carta per terra, anche se lo facciamo non lo diremo mai. Il punto è che qui bisogna cambiare, bisogna orientare un sistema, abbatterlo non mi sembra che abbiamo tempo, questa è l'anticipo una domanda che mi fanno tutte le sere, bisogna abbattere il sistema, dico sì, però voi ci avete pronto un altro modello domattina o se no forse è meglio convincere un pezzo di società, anche quella che decide le cose, anche quelli con i soldi, per capirci, a darci una mano, perché stamattina abbiamo visto la ricerca di Chiara Spadaro. No, di trovare soluzioni piccole a problemi giganteschi, secondo me è dal punto di vista morale ineccepibile, però qui c'è da invertire una serie di cose. Quindi la premessa fondamentale è questa:
E se la premessa è questa, non è un collasso climatico, non è che si alza il livello del Lago Maggiore, magari il Lago Maggiore perde pure qualche centimetro, magari non è le stime di Venezia che pure tutti usano perché sciocca, no? Le persone dirlo. Ma il problema è che diventerà un mondo invivibile, perché lo scontro tra le persone, che è già parecchio acceso, perché le cose che avete sentito oggi pomeriggio non sono leggerissime, non so se mi spiego, però lo scontro diventerà ancora più aspro. E allora per noi era impossibile non immaginare che questo scontro aspro, aggressivo, violento non si organizzasse, perché questo accadrà. Perché dai forni del Manzoni a tanti altri episodi letterari che poi sono diventati storia, non tanto del nostro paese, che ha sempre accompagnato, insomma, a volte la Trebisonda la si è persa parecchio, penso al passaggio della rivoluzione industriale, no? A 800-900, non è stato così indolore nel nostro paese questa conflittualità. Ma voi immaginate che cosa capitasse se che cosa capiterebbe se tutto quello che adesso vediamo in termini di tensioni, disuguaglianze, conflittualità latente, si esplicitasse di più, diventasse più forte. Per esempio le migrazioni. Le migrazioni sono collegate a quello che sto raccontando. Per esempio le guerre, che sono collegate alle cose di cui parliamo. La guerra in realtà c'è già, noi non la vediamo, adesso con Penita arriva anche da noi, ma queste cose negli altri paesi succedono, in molti altri paesi succedono già. E che cosa potrebbe capitare se tutto questo arrivasse a casa nostra? Questo è il punto, non a casa loro, per tornare al discorso di prima. Questo è l'esempio, è il modello che abbiamo seguito. E quindi non è strano che il padre di Sara venga sparato, ucciso, che è un omicidio politico, come ce ne sono stati migliaia nella storia, perché questi devono segnare un punto. E il punto è quello di... Guarda che l'ingresso di Nina sulla scena mi responsabilizza per quello che dice. Ecco, finisco su una notazione che mi dà la possibilità con la sua gesto e con plasta di... Però l'altra cosa che volevamo significare è che io devo salvare Nina, così perché capiscono anche tutti quelli dell'individualismo e del familismo morale. Noi dobbiamo fare il nostro pezzettino, perché la preoccupazione è che il mondo per lei sia compromesso. Non è un discorso astratto, il nostro è un discorso terra-terra proprio, no? Come dite a Roma, non c'è, non ci si alza terra-terra per trovare quel biglietto che serviva. Ecco, su questo è ovviamente un'esasperazione, io spero che nessuno di noi spera che questo romanzo sia profetico, anzi speriamo che venga buttato via, però scriverlo adesso forse è sulla soglia del salvataggio possibile, altrimenti queste cose, non tutto quello che diciamo noi, ma un bel po' succederanno, e succederanno anche a noi che pensiamo di essere, come Sara, al di sopra di ogni conflitto e di ogni sospetto. Sì, questo romanzo ha una piccola presunzione, cioè l'idea è scuotere oggi le coscienze o far porre domande alle persone. Adesso, mettendo il lettore di fronte al fatto che se continuiamo a non fare niente, tra molto poco non ci sarà più niente da fare. E quindi la situazione in cui la nostra protagonista si trova è una situazione in cui tutti si muovono disperatamente, no? Cercando di ritrovare un bandolo, e il bandolo non c'è. E quindi voi capite bene che se l'alternativa è tra cercare via di fuga, implausibili o il terrorismo. Il terrorismo per questo, perché il terrorismo è un'alternativa inutile, violenta, ma che non funziona. È una possibilità che non dà possibilità. E quindi se un'alternativa è il terrorismo, l'altra è difendersi dal nulla che sta arrivando. Il tutto crea, secondo noi, l'atmosfera giusta per dire a chi legge oggi il libro: occhio che non ci sarà un'alternativa possibile se noi non ci muoviamo. Oppure c'è l'alternativa del museo. Sara finisce in uno strano posto, un museo che c'è oggi, se voi andate oggi a visitarlo nella Foresta Nera, c'è un eco museo dove si vive ancora come nel XIII-XIV secolo. E quindi vai lì e vedi la gente vestita con vecchi costumi, che conduce questa vita contadina.
Ecco, Sara arriva lì e scopre che c'è una comunità di persone che vive così ma sul serio. E però tutti quanti sanno che tutto sta per finire. E loro, la loro soluzione a tutta questa cosa è attendere serenamente la fine. Come dire, il terrorismo da una parte, tutto quello che conoscevamo, tutte le nostre certezze, tutte le nostre svalutazioni colpevoli, non ci sono più. L'accettazione della fine come unica eventualità. E questo è il mondo che la nostra protagonista attraversa e questo è il mondo che noi raccontiamo sperando invece che non sia così, che non vada a finire così. Secondo me nel libro ci sono, o nel vostro scrivere ci sono delle intuizioni di cui forse non vi siete proprio resi conto, o meglio non sono arrivate alla coscienza, cioè c'è tutto un racconto che viaggia dentro che forse non è la realtà che descrivete, e cioè il percorso di una giovane donna figlia di un potente, di un presidente del Consiglio o della Repubblica, non ho capito, del Consiglio che ha usato, diciamo, e questo è l'altro grande tema che introduce il libro, quello della politica dei giorni d'oggi, che usa la violenza, che usa la paura, e che invece scopre nel paesino che torna indietro una strana comunità, cioè scopre che la salvezza o è collettiva o non è, cioè non esiste il partire da solo, il salvarsi da solo, il salvarsi senza l'altro. È vero che c'è la storia della buona fine, che ogni racconto in questa comunità finisce con una buona fine, ma sembra, non so, un percorso di separazione, un vivere un momento in quel momento, tanto che ovviamente c'è una storia d'amore, c'è una storia, c'è un incontro con un uomo di colore che è l'altro grande tema del romanzo, cioè il Centro Africa, lo sfruttamento, la povertà, l'immigrazione, altre grandi tema. Quindi, e tra l'altro voi pensate di aver scritto una fine, cioè aver descritto la fine di tutto, e il primo libro c'è un oltre, che va oltre voi, io non posso dire, perché sennò mi picchiano, ma è come invece se ci fosse un lieto fine, ovviamente è tutto un percorso interno, psicologico della persona che cambia profondamente, ma che si trova su una nave da sola con qualcosa dentro di grande, con molto prezioso. Io ho dato un indizio, non mi sono mosso a rinco, è tutta colpa di me. Basta però. Il fatto che sia un discorso economico, o che in qualche modo il link deve essere quello, lo suggerisce un altro dei vostri libri che domani presenterete, e cioè le ragioni del cambiamento climatico sono le stesse, diciamo, delle disuguaglianze sociale, cioè un capitalismo predatorio, la realtà di grandi gruppi economici che fornisce i loro serviti e dunque della cultura che gli sta dietro, che ovviamente cancella la mia specifica dell'essere umano. L'altro grande tema che ti tocca, secondo me, è la figura del padre, del politico. Lei lo dice, è curioso, quando il padre viene ucciso da questo movimento ecologista che si chiama Panic, quindi panico, che diventa violento, comincia a uccidere e uccide chi costruisce una storia che fa andare avanti le persone, loro lo uccidono perché devono interrompere chi riesce a mentire le persone, no? E per farle rimanere nello stesso modo. E lei dice, curioso, perché il partito di mio padre aveva preso gran parte dei suoi consensi sfruttando la paura, il contrario del coraggio, che anzi biasimava da un'astrazione il coraggio, al massimo un'ipotesi, la paura ti prende e ti porta via, aveva detto in una pausa di non so quale campagna elettorale. Il suo era un comizio perenne, eccetera. In moltissimi avevano scelto lui perché erano soli e spaventati, e lui sapeva che per continuare a prendere voti avrebbe dovuto renderli sempre più soli e sempre più spaventati. La nostra è l'epoca della paura. Era una politica che giocava con la morte, che la sfidava, una politica che voleva vedere quanto ci si poteva avvicinare alla fine. Perché diciamo pensato alla vostra realtà circostante, quindi vi siete ispirati al personaggio della qualità. No. Tre facili trovi, eh? Trovi.
No, no, Massimo Trump, Bolsonaro, no, no. Cosa? La figlia sta intervenendo, fra un po' lascerò l'iniziativa. Allora, sì, però c'è un però gigantesco, nel senso che anche perché l'alternativa è violenta, perché non c'è più spazio per la politica neanche per questa è la nostra lettura, cioè le cose sono già consumate, come diceva il Vangelo di Luca, tra l'altro questi che citano i Vangeli non l'hanno mai letti perché sono interessati anche dal punto di vista letterario. Così ti do un inizio su quello che avevo pensato. Però è già tutto consumato, quindi non c'è più spazio per una politica. Questi vogliono solo pigliare il posto di quelli di potere, è una lotta per il potere, che è esattamente quello che la politica è già diventata, purtroppo. Perché i sogni, le utopie, le speranze, soprattutto quella dinamica collettiva che tu hai trovato giustamente nella comunità così antica, tutto questo viene bruciato come se fosse qualcosa di troppo. Non so se, cioè, il politico di adesso è l'abile, è il tattico, no? Salvini prima del Papete era un colosso del pensiero, cioè a me gli chiamavano e dicevano, cioè, Salvini è bravo, anzi, è uno che sa, è bravissimo, grazie. È uno che dice delle cose terribili, però, ma come però? Cioè, il terribile punto, cioè, è lì che bisogna fermarsi, per il senso morale di cui ho parlato Mirico, per l'idea stessa del senso della politica, quindi non è andare al potere e vincere le elezioni, è una cosa un pochino più complessa, perché ridurla così ci prendiamo, per esempio, anche figure minori, cioè, molti hanno ironizzato su Toninelli, che a me personalmente manca molto, ma alla fine, perché Toninelli non andava bene, poverino? Non lo so, se il problema è governare, questi hanno preso così molti, non è che Toninelli è diventato così dopo che è diventato, era così anche prima. Delle cose che diceva assurde, sproporzionate, storico, concentrato, le diceva anche prima, ed era uno dei casi in cui ho voluto la televisione, anche prima, Di Maio, il ministro degli esteri, ancora. Capite che di fronte alla complessità è giusto scegliere Di Maio, no? Mondo multipolare. Allora, però non è che faccio ironia adesso, mi preoccupo prima. Allora su questo il nostro tentativo è lanciare una specie di ancora, di ultima, anzi cima perché qualcuno la prenda, perché la politica torna così o se no non serve niente, è solo uno strumento di qualcos'altro bello, questo è il senso dello stretto delle nostre pagine e peraltro anche della lettura Nina, stai esagerando, però te lo dico da papà, come dicevo. E quindi il messaggio per noi è invece questo, che la politica sta da un'altra parte e che se la usiamo, la recuperiamo per questi prossimi 10 anni, forse può essere utile per la sopravvivenza del genere umano, che non mi sembra una cretinata, no? Io dico sempre, parlaci di viviamo, volentieri, io vi parlo contestualmente della sopravvivenza di tutti i bambini, tutti, non perché ci sia qualcuno malizioso, truffatore, di tutti quelli piccolini. Mi sembra un argomento su cui cimentarsi per i prossimi anni. No, la cosa è proprio questa, è che purtroppo è un inizio perfetto per un parlamento. Cioè, la cosa è, se la politica continua ad essere soltanto presa del potere, acquisizione del consenso, la politica non fa le cose. E se non fanno le cose, se non cominciano adesso, se è già molto tardi, fine è una possibilità molto concreta. E quindi che il punto di partenza dovesse essere questo, è stato in qualche modo naturale, cioè noi raccontiamo una storia di domani per parlare di oggi e l'inizio di questa storia è figlia della degenerazione di un processo che è già cominciato da moltissimo tempo. La politica non fa più le cose, lo sto banalizzando, lo sto semplificando, però è questo. Invece questo è un momento in cui la politica dovrebbe fare tantissime cose, tutto quello, almeno tutto quello che non ha fatto dal 1975 ad oggi, diciamo. Questo è il punto di partenza, che è un punto di partenza politico sicuramente, ma anche narrativo molto, molto forte. Allora, quello che vorrei usare altri libri per fare delle domande a tutto, perché poi secondo me è un romanzo molto politico, questo, forse è la politica che hai scritto, anche se nessuno ci giudicherà, mi piaceva tanto. Immaginate le altre. No,
allora, ho dei dubbi, diciamo, mi sono posta dei dubbi, mi chiedo, la Cortes dice sempre, io sono chi rappresento, allora mi chiedo se c'è un problema di, forse non siamo chi rappresentiamo, non lo siamo più, oppure non sappiamo più raccontare quello che lei chiama and so it begins, cioè come cominciare, perché lo facciamo. Mi chiedo se ti sei fatto ricco della sua triade, cioè diritto alla salute universale, Medicare for All, istruzione pubblica e gratuita per tutti, istruzione superiore e gratuita per tutti, e l'istruzione, quindi lei già ha i legami tra te e me, apparentemente scommessi tra loro, perché coglie una, probabilmente un'universalità che deve avere invece la domanda. Sì, la risposta è sì, però da tempo. Il problema è che rispondo solo alla prima domanda perché le altre cose le ho scritte prima, insomma qualche anno in più di Alessandro Casagotta sono meno fico, ma le cose le abbiamo dette, diciamo. Peraltro in un paese invece in cui è possibile dirlo, per le cose che ha detto benissimo Stagliano prima, cioè quando hanno fatto il Jobs Act toglievano i diritti, io dicevo ma perché? Oh, perché così la modernità, se no la concorrenza, dicevo ma no, ma intanto togliono i diritti, perché torniamo a fare perché. E non mi ha mai risposto nessuno per la verità, se ci pensate. Non, e peraltro succede che cambiano 23 governi, ma nessuno toglie quelle 3 o 4 cosette che affamano le persone, perché poi, io l'ho visto, io adesso sono diventato un piccolo imprenditore, con 2 soci, le persone che vengono da noi per lavorare sono disponibili a lavorare praticamente gratis, soprattutto se sono ragazzi. E questo non va bene, cioè che il datore di lavoro debba ricordare a un intero popolo quali sono i suoi diritti, è la sconfitta dell'umanità. Io non so come spiegarlo a Renzi, Galeghi, che se l'ho visto Galenda, Tony Truante, diciamo, da Uber, cioè tutti questi liberisti sparati, ma io non lo so se si rendano conto davvero come stanno le persone. Quindi c'è un problema di impostazione, c'è un problema di rappresentazione perché non siamo credibili, io l'ho risolta e diranomi, auguro a tutti di fare la stessa cosa, ma la terza cosa fondamentale è che veramente non ragioniamo più sul quello che dicevi citando Casio Cortés, cioè da dove siamo partiti noi, da qual è il motivo per cui, qual è il movente, si direbbe in un romanzo, in un thriller, qual è la ragione sufficiente per cui se ci troviamo qui o in altre sedi e cerchiamo di mettere insieme le persone e le storie, che è un po' anche lo spirito della casa editrice. Questa domanda non se la pone quasi più nessuno, lo dico con grande amarezza, però ci sono fenomeni sui quali andrebbe veramente aperta una grande riflessione, ma senza etichette di chi lo dice, perché non si risolve con le persone singole, con i nomi, peraltro adesso è entrata la Lorenzina, PD, quindi l'hanno risolto, no? Cioè tutto a posto, lo dico con sorride, però pare che sia la notizia di questi giorni. Capite? Così non ce la faremo mai. Invece ci sono i fondamentali. I fondamentali sono quanto stanno bene le persone, molto poco. Cosa si può fare? Ci sono tantissime cose, una delle prime da fare è un po' di progressività fiscale, quelli che stanno molto bene devono dare una mano. Lo hanno fatto negli anni 70, lo hanno fatto quando c'erano le guerre, tantissimo, perché quando c'erano le guerre si portava via tutto, quelli benestanti, tutto, sopra una certa soglia portavano via tutto, lo so che è una roba eccessiva, però noi non siamo in una situazione bellissima. Allora, io penso che sia giusto che le classi dirigenti facciano uno sforzo di generosità, non per buttare in eccesso soldi, ma per fare le cose che dice Alessandro Casio Cortés, continuare a garantire l'assistenza sanitaria alle persone e dare loro un'istruzione. Queste sono le due sfide, ma questo triangolino non è difficile, secondo me può diventare patrimonio di tutti. Questa cosa serve anche a affrontare i cambiamenti climatici, perché se noi avessimo un sistema che coopera dal punto di vista del capitale, delle persone che lavorano, della ricerca pubblica o privata, mi interessa poco, perché prima che trovano una soluzione su alcune cose loro, no? Gli diamo un Nobel e tutto quello che vuole. Ecco, se non c'è quell'aspetto, quel passaggio, noi siamo fottuti. Questa è la mia opinione, mia di bene, non siete costretti a condividerla, però il rischio è molto molto pressante. Allora io penso che, e finisco, mi riporto indietro in una tappa, noi dobbiamo provare a raccontarla così. Io vedo veramente i salami vecchi, il gossip politico, cioè ma che cacchio se ne frega? Io mi domando, io guardate un po' di televisione, non lo facevo da tempo, è piacente la situazione, perché non c'è niente che mi parli della mia vita, non della vita della persona più marginale,
di una persona che sta bene in una città del nord, io non sento risuonare niente che mi interessa, che mi riguardi, capito? Non è solo chi ci rappresenta, ma che ci dicano qualcosa. Se ci pensate, finisco abbassando, quando Nanni Moretti dice ad Alema di qualcosa di sinistra, la seconda volta non gli dice più, si dice di almeno qualcosa, che è secondo me la vera questione morettiana da sottolineare, da portare all'attenzione, perché diteci qualcosa. Sul clima, faccio l'ultimo esempio velocissimo, lancia un decreto per salvare il clima da zero, perché poi tutti non hanno fatto niente, non lo fa niente, c'è cioè il giubileo, no? Si è azzerato, era il mandato zero, come dicevano i grillini, si vuole cominciare da capo, va benissimo. Il decreto faceva ridere. Ma non solo, adesso non ci sono le coperture economiche, allora devono aspettare, cioè così non andiamo da nessuna parte. Ieri la Germania, che c'ha un governo di destra, non di destra quella schifosa, quella normale, diciamo così, ha messo 100 miliardi fino al 2030, un punto di PIL per noi sarebbe all'anno per risolvere il problema dei cambiamenti climatici e orientare quel sistema. O si fa così, o se no stiamo a casa. E vale per le disuguaglianze sociali che dicevo prima. Ma se una persona non può permettersi di curarsi e di andare a scuola, ma che cacchio di società abbiamo costruito? È lì che dobbiamo, è lì il movente, è lì la ragione. È lì il potersi vedere la mattina che sto facendo bene, perché anche quel ragazzo che parte sfortunato almeno può fare un pezzo di strada insieme a me. È la storia rovesciata del nostro romanzo. Perché se non fai così, allora non ha senso la vita collettiva. Infatti la vita collettiva non ha più senso. Quando voi cercate un posto, questo posto è bellissimo, voi cercate una sala pubblica dove fare un evento come questo. Non dico una cosa difficile, eh? Provate a cercare in un luogo qualsiasi del nostro paese un posto in cui ci sia elaborazione culturale. Non ce ne sono tantissimi. Dove ci sia investimento sul capitale sociale, non ce n'è quasi più. La questione me l'ha chiesto un giornalista che sta negli Stati Uniti, io non sapevo cosa dirgli. Ero lì che cercavo tantissimo di farmi venire un riferimento. Allora, su questi 4-5 cose, secondo me, non è compito solo della politica, ma di tutti quelli che hanno possibilità di decidere qualcosa. L'impresa, l'industria, i giornalisti, gli scrittori, gli intellettuali, che qui da noi si espongono troppo poco, Perché ragazzi, gli altri paesi hanno la maglietta, tutti. Da noi, Giulio Cavalli, infatti mi dispiace non ci sia, perché è un bellissimo esempio di uno che, anzi, lui si espone troppo e poi viene affrettato sulla storia del campiello, diciamo, probabilmente lo dico ridendo, però ci sono tante persone che non dicono nulla.